Oh, c'è la volpe, eh? Guardate dove sono volate le galline. È andata lì di sopra. Allora, queste si sono riparate qua sopra. No, ma è incredibile, ragazzi. Vediamo se la vediamo, eh? Ehi! 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 Eccola! Oh! Liberata per un pelo! Oh! Mamma mia, ragazzi! Oh! Guarda qua, per un pelo! Si è salvata per un pelo! Basta, via! Non si può più, guardate qua! Salvata per un pelo! Salvata per un pelo. Vai, vai. Te la sei vista brutta. Mi sono volate tutte fuori. Basta. È andata di lusso, ragazzi. Sono arrivato in tempo, eh. Sono andata a comprare i sacchetti. Le ho lasciate aperte, ma non... C'avevo questo sentore perché supporto, basta. Si devono tenere chiuse. Adesso facciamole entrare. E vabbè. Ragazzi, ma guardate che storia. Via! Vai, dai! Vai! Te sei immobile. Ma è andata bene che non l'ha preso. Vai, vai su. Dai! Vai! Cammina! Sì, e va all'incontrario. Basta, ormai con la volpe. È andata. Qua ci sono delle piume, ma dovrebbero essere scappate. Eccole qua. Perché ho visto, due mi sono volate giù di là. Adesso le andiamo a cercare. Quelle sul tetto sono già scese, sì. Perfetto. Là mi sono dimenticato le uova ieri, quindi vedremo le galline, quelle. Vabbè, andiamo a buttarle dentro, prendo l'ombrello e li portiamo dentro. Praticamente sono sceso dalla macchina, ho iniziato a vedere volare tutto di lì, la volpe era lì che è venuta giù, le galline hanno iniziato a volare lì, due mi sono volate sopra la testa, per cui non ho capito dove cavolo sono andato a finire. Cioè, io ero intento a guardare la volpe, per cui non so se è volata giù di qua, qualche gallina, ma non ne vedo. Mamma mia, ragazzi. Beh, comunque abbiamo capito che bisogna chiuderle, purtroppo. Bene, dai. No, qua non ce n'è. Allora, adesso andiamo a prendere il gallo padovano, che è un po' suonata ancora, non si è ancora ambientata al 100%. Adesso smetteranno di fare uova per un po', perché quando hanno queste, diciamo, questi spaventi, insomma, non sono più tranquille le galline, quindi ci sta che ci sia un calo per diversi giorni di uova, poverine. Allora, andata di lusso. Vieni, dai, vai su. Ora lui si caga addosso perché mi vede con l'ombrello. Vediamo se riusciamo a prenderlo, sennò... Te cosa c'è qui? Vai, vai dentro. Bravissimo. Vai, vai. Tre occhi qua. No, quattro occhi. Oh, ma guardate. Cosa gli dai le beccate? Ok. Perfetto.
Allora, purtroppo, quindi ci sono tre faraone, speriamo che una sia dentro. Non sono sparite anche le faraone. Tanto piove, le teniamo chiuse, sarà meglio. Allora, oggi è così. Vai. Scusate un po' il bordello, ma... Allora. Ok, le ho chiuse. Manca una faraona, che sicuramente l'ha presa. E vabbè, amen ragazzi. D'altronde capita. Niente, è andata così. Giravo, ho notato, ho detto fammi andare a vedere in mezzo a sti cespugli, ho notato la faraona. Ho controllato, è stata morsicata, è ancora calda. Eccola qua, è ancora calda, come vedete non è ancora neanche dura, per cui è ancora calda. Io purtroppo questa non si può neanche più mangiare perché... Il fetente, ma qui cosa gli ha fatto, poveraccia? Vabbè, la fetente purtroppo magari ha delle malattie o che... E vabbè ragazzi, a parte che potrebbe... No, è calda, quindi l'ha fatta adesso. E vabbè ragazzi, questa la butteremo nel bosco là. E se laverà a papare. Ciao a tutti di nuovo e ci vediamo al prossimo video. Giornata, meno male, andiamola a chiudere, poverina. Quella cavolato, ti sei presa paura, due ce ne sono, perfetto. Dai, andate dentro, chissà dove si sono. Ti capisco. Dai, devi andare dentro di qua, vieni. Dai, vai, dentro. Ma l'ho vista volare io, infatti. Dai, no, devi passare di là. Lì c'è chiuso. Dai, sei terrorizzata, poveraccia, sentitela. Dai. Dai, vieni. No, adesso urlerà, fa ancora più, vedete. Devi passare di là. Dai, vieni, vieni qua. Vieni qua, non ti faccio niente, vieni. Vai. Dai. C'è anche tua sorella lassù. Dentro qua, qua dentro. Dai, venite dentro oggi, perché oggi non è giornata, eh? Via, dentro, dai. Vai dentro anche te. Su, cammina. Cammina dentro, dai. Dai, vendata di luscio anche a voi. Su, dai, entrate. Fate le brave, oggi purtroppo è così. Quindi per il momento ci abbiamo rimesso una faraona sicura. Dopo conteremo, pensate che stamattina ho contato proprio le galline livornesi perché siccome l'altro giorno ho visto delle piume bianche, non lo so, avevo un po' di timore che mi fosse successo qualcosa. Perché ve l'ho già detto, è già la terza volta che arrivo. Quindi niente, speriamo sia andata tutto bene, che non ci sia niente di che. E niente, dai, stavolta spero di salutarvi definitivamente. Ciao.